dovevo fare? Maresciallo. Dovevo farmi prendere in giro da lei. Con quella faccetta d'angelo. E ci aveva fatto credere a me. A me. Ci aveva fatto credere. Quando è morta Pamela, non gliene è fregato un cazzo a nessuno. Neanche si sa perché è morta. L'ho trovata io. Stava sul letto, ancora col trucco e la sua bella parrucca nera. La pancia in giù. Tutti a fare risatine. Quando passavo io. Eccolo, arriva il cornuto, dicevano. Non è stato capace di tenersi una ragazza giovane come lei. Forse che non gli funziona bene l'uccello. Non l'ho disturbata per un po'. Poi ho capito che qualcosa non andava. Ho chiamato un'ambulanza mentre cercavo di rianimarla. E la chiamavo, la sorreggevo tenendola seduta, io dietro di lei la chiamavo, Pamela! Ma non le ho fatto male. Le ho dato un paio di schiaffi per farla ragionare. E le ho bloccato le mani, perché quella piccola stronza si ribellava e voleva aggraffiarmi e continuava a dire di no, che non mi amava, che non mi voleva. E a un certo punto le ho chiesto se pensava che non fossi abbastanza uomo per lei. E gli ho messo la mano là, sulla patta. Ce l'avevo duro. Con lei mi capitava sempre. Allora ha cominciato a strillare e ho dovuto lasciarla andare. È scappata, come il vento. Tesoro mio. La mia compagna di lavoro. La mia confidente. La mia sorella. E io pensate che ero contento. Mi aveva preso in giro. Io ci avevo creduto. L'avevo aiutata, consigliata. Ne volevo fare una donna felice. E invece. E così l'ho sparata. Baciami, baciami tanto. Che...